era il segnale che il sistema di riscaldamento aveva rilevato una temperatura esterna di 30 gradi sotto zero e stava provvedendo a irrobustire le sue attenzioni. Funzionavano tutti così i termosigilli sviluppati grazie alla consulenza della PLM Systems nella capitale fredda dello Stato, Cafres, un tempo Torino. PLM Systems è una società che ha come missione quella di aiutare le aziende, sia diciamo aziende di medie dimensioni, sia grandi aziende, anche multinazionali, nel migliorare il processo di sviluppo dei loro prodotti. Noi cerchiamo di lavorare con le aziende clienti su due direttrici. Una direttrice è di tipo metodologico, quindi cercando di costruire con le aziende dei modi di lavorare organizzativi e di processo innovativi, e dall'altra parte di fornire delle soluzioni informatiche che aiutino a realizzare poi questi nuovi processi. Una delle, diciamo, delle aziende con cui collaboriamo da più tempo e su più fronti è Avio. Avio è una società che opera nel mercato aerospaziale. Con loro abbiamo lavorato su discorsi di software selection. Forniamo in modo continuativo il servizio di application maintenance. Abbiamo apportato innovazioni su quello che è l'offerta di servizi. Per esempio, abbiamo identificato un bisogno nelle aziende di fornire dei servizi di application maintenance. Un'altra innovazione che abbiamo portato è stata sul modello organizzativo, nel senso che noi avevamo un'organizzazione abbastanza tradizionale che prevedeva un'attività, un servizio commerciale, un servizio consulenziale. Abbiamo visto che per quello che è il nostro lavoro non era comunque produttivo una organizzazione commerciale, perché il tipo di competenza che viene richiesto, il tipo di relazione che si instaura col cliente è molto legato alle capacità tecniche. Quindi abbiamo ribaltato questo modello e abbiamo demandato tutta l'attività di sviluppo di business alle persone che sono, diciamo, gli account manager, comunque le persone che operano in consulenza presso le aziende. Un altro elemento di innovazione è stato proprio quello invece che riguarda il modello di business, nel senso che noi siamo passati da una realtà, diciamo, locale, quindi sostanzialmente incentrata su un polo di consulenza a Torino e un polo di consulenza a Milano, a una delocalizzazione fatta in collaborazione con l'Università del Salento. E la partnership con Avio è stata proprio anche quella che è stata un po' una componente fondamentale, un catalizzatore delle nostre scelte di creare questo spin-off con l'Università di Lecce, che è nato proprio con l'idea di creare un polo in Italia che fosse in grado di fornire servizi di consulenza e di application maintenance molto competitivi e molto competenti.